un supereroe. Supereroe ci salverà! Che cosa aspetti? Distruggilo! Così, bravo! Laser spaziale! Vittoria! Piacerebbe poter essere come il supereroe. Voglio diventare anch'io come lui. Wow, caspita, quanti mostri! Ah, che meraviglia! E cos'è, la collezione completa dei mostri che compaiono nella serie del supereroe? Ah, ci picchia, che belli! No, questi che vedete sono solo una parte. A casa ne ho molti di più, sono mesi che li raccolgo. A sapersi, in questo caso allora regalamene uno. No, non vale. No, cosa ti costa? Hai appena detto di avere tutta la collezione. Proprio per questo. Poche storie, ormai l'ho preso. Dovresti essere felice di accontentare il tuo amicone. Sai essere molto convincente. Beh, allora ne voglio uno anch'io. Scordatelo, non se ne parla, non posso regalarli tutti, sono miei e basta. Non è affatto giusto, però. Se ne hai dato una a Gian, perché a me no? Ma senti un po', io sono il suo vero, unico amico. È per questo che me l'ha regalato. Un dono si fa solo all'amico del cuore. Uffa! Nobita, lascia perdere, è meglio. E poi quei mostri fanno troppa paura. Come? Sul serio ti fanno paura? Ma quanto sei carina! Sei così sensibile! C'è? State calmi, ci sono qui io adesso. Già, e allora, non vedi che c'è un mostro? La cosa non mi preoccupa. È naturale che siate sorpresi. Come facevate a saperlo? Era un mio segreto. In realtà, io sono un supereroe. Cosa? Mi chiamo Super Nobita! Supernovita! Annienta quell'orribile mostro! Bravissimo, sei tutti noi! Prendi questo e questo! Ti prendo e ti rompo! Oh no, che disastro che hai fatto! Era il mio preferito! Di un po', ti ha dato di volta il cervello! Mi dispiace, ad un tratto mi sono sentito un supereroe, scusa tanto! Sì, inventane un'altra! Ora devo andare! Non è giusto, però! Mi hanno detto che non potrò mai essere un supereroe, ma non è vero! Ma non è giusto! Ah, mi stropicci tutto! Vuoi calmarti? Mi fai male! Scusami, non volevo, ma sono tanto arrabbiato! Hanno persino aggiunto che al limite potrei fare il moscerino, quello che finisce schiacciato! Buona questa! Ma dai, stavo scherzando, non prendertela, ho un'idea! Ci penserò io a trasformarti in un vero supereroe! Oh, grazie, tu sì che sei il mio vero e unico amico del cuore! Ah, non fare il pappagallo, questa espressione l'ho già sentita, l'ha detta Gian! Vediamo un po' cosa troviamo nel gattopone. Ah, il fotoriduce per miniature istantanee, un nanna campanello, un bel roboter, la torcia di ingrandimento e infine il tunnel che rimpicciolisce! Riesco a capire cosa c'entri tutta questa roba con il supereroe. Calma, non preoccuparti e lascia fare a me. Ecco il fotoriduci che entra in azione. Basta, ne abbiamo fatti a sufficienza. Ok.
ancora ben chiaro il tuo piano. Mi spiegheresti che cosa ce ne facciamo di questa città in miniatura? Che cosa c'entra con il supereroe? Puoi stare un po' tranquillo, è tutto sotto controllo. La tua torcia di ingrandimento diventerò grande come il supereroe. Ci sei arrivato. Così sconfiggerai il mostro che ha invaso la nostra città in miniatura e i tuoi amici penseranno che sei un vero supereroe. Tocca a te, amico, datti da fare. Devi seminare terrore per tutta la città. Sono super Nobita, non dimenticate! Basta maneggiare, sposa! Andiamo! Aspettate, perché non volete credermi? Fermatevi! Per favore, dovete ascoltarmi, è la verità! Io sono super Nobita! Ho detto di levarti di mano! Un momento, aspettatemi, non correte! E adesso state a guardare! Sono certo che stavolta ci riesco! Sono su! Per no! Vita! Smettila di fare il buffone una buona volta, è chiaro? Dove sei, Doraemon? Lasciami andare, Doraemon! Non mi sono trasformato! Dov'è la tua torcia di ingrandimento? Non lo so! Tirala fuori presto! No, non posso! Ma perché? Beh, è sparito! Che cosa? Non è colpa mia! Chi salti chi può! Coraggio, alzati! Ma dove sarà finita? C'è sempre disordine nel gattopone, non riesco a trovarla! Dove scappi ora che ti sei rimpicciolito? Meriti una lezione! Te la ricorderai per molto tempo! Prendi questo! E questo! Oh no! Dovevo farlo io! Qui ci vuole il nonno campanello!
ciao, a più tardi. Ciao. Eh? Che cosa ti prendi? Questa notte ho fatto un sogno strano. Ho sognato che picchiavo un mostro. L'ho sognato anch'io. Anch'io, e nel mio sogno eravamo tutti in gamba, tranne Nobita. Al solito. Il mostro lo acchiappava e lo schiacciava come un moscerino. Povero me. Si vede che le cose dovevano andare così. Era scritto che avresti fatto la fine del moscerino. Rassegnati. Hai ragione. Non ti chiederò mai più niente! Bene, ottima idea! Oh.